uno degli sforzi peggiori che può subire una struttura architettonica durante un sisma è quello di torsione. Per comprendere bene la torsione basta immaginare il gesto, il movimento quando strizziamo un vestito. La stessa fatica lo può subire anche un pilastro quando la struttura che è appoggiata sopra questo pilastro si muove in maniera asimmetrica rispetto all'asse verticale del pilastro e quindi gli imprime proprio un movimento di torsione. Vediamo con l'aiuto del nostro modellino e della piattaforma vibrante quando e come i pilastri subiscono questo tipo di sforzo. Nel modellino abbiamo un edificio semplice dove i pilastri non sono tutti della stessa altezza. È il classico caso dei portici di Bologna, per esempio, dove i solai si appoggiano da una parte su muri portanti e verso la strada sopra i pilastri del portico. Quando l'edificio si muove per effetto dei movimenti sismici ondulatori, il solaio si muove in maniera irregolare, ruotando su se stesso e trascinando in questo modo i pilastri più alti in uno sforzo di torsione. Per evitare quindi questo tipo di sforzo è bene che le costruzioni siano simmetriche, scatolari e abbiano strutture semplici in maniera che gli sforzi del terremoto arrivino in maniera uniforme sulla struttura stessa senza imprimere questi movimenti particolari di torsione.